Buongiorno a tutti, siamo venuti per cominciare il nostro evento di bilancio del ciclo delle elezioni d'Europa. Quest'anno si svolge a Roma, presso la sede della
in Ucraina, che sicuramente sarà un altro test importante per l'Unione e per gli Stati Uniti. Questi sono appunto i temi su cui penso, da studioso dei temi europei, che modestamente credo che il riferimento ai valori dell'Unione sia senz'altro un'ancora alla quale dobbiamo attaccarci per tenere, diciamo, ferme le nostre convinzioni, i nostri valori e ribadire la centralità di un approccio democratico. In questo senso, appunto, non voglio rubare ulteriore tempo, ringrazio i nostri relatori e tutti i partecipanti, compresi coloro che partecipano alle nostre dirette online, e quindi passo subito la parola ai vari relatori, seguendo l'ordine previsto dal programma. Quindi chiederei prima di tutto al dottor Carlo Grazia, direttore dell'ufficio in Italia, di intervenire e prendere subito la parola. Grazie. Grazie, grazie mille, grazie davvero per questa bellissima iniziativa. Ringrazio la Rotary Corona Innovazione, presso il Formez, il Centro Rotary dell'Unità di Siena, la Rotary di Trapani, la Rotary dell'Unità di Roma 3. Davvero ci avete fatto un grande regalo a voler dedicare queste lezioni d'Europa, questo ciclo, alla memoria di David Sassoli. Oggi è un giorno in cui è difficile parlare di speranza. Però io credo che se ci fosse stato il presidente Sassoli, invece avrebbe visto in questo momento molto buio per l'Unione Europea, per l'Europa. Era dalla Seconda Guerra Mondiale che non c'era una guerra aperta di questo tipo sul territorio europeo. Penso che il presidente Sassoli avrebbe saputo darci speranza anche in un momento così difficile. L'invito alla speranza è stato il leitmotiv di tutta la sua presidenza, in particolare del suo ultimo discorso, quello fatto al Consiglio europeo di dicembre, suo ultimo discorso importante, in cui lui identificava il dovere della classe dirigente europea, il dovere di quello che doveva fare l'Europa in tre parole. L'Europa deve innovare, deve proteggere e deve illuminare. E la parola innovare era legata anche al dovere di saper cambiare quando è necessario cambiare. Non era solo innovazione di ricerca, di cui ci parlerà poi Matteo Fornara, o di capacità di far fronte alla rivoluzione digitale. Era la creatività europea a servizio del cambiamento. E da questo punto di vista c'è un legame indissolubile tra la capacità di dare speranza e la capacità di cambiare. Se l'Europa oggi vuole dare speranza ai suoi cittadini, vuole dargli il senso di essere all'altezza di quello che sta succedendo nella storia contemporanea europea, delle sfide che abbiamo, che ovviamente non sto parlando solo dei cambiamenti climatici, sto parlando della sfida sempre più, diciamo, tragica di alcuni regimi autoritari, che vedono le democrazie liberali come una sfida alla loro sopravvivenza, che quindi in qualche modo cercano di limitare la contaminazione delle democrazie, della forza, dei valori delle democrazie liberali. E questa è la vera paura di Putin, è stato detto da analisti molto più autorevoli di me. La vera paura di Putin è che l'Ucraina diventi sempre di più una democrazia liberale compiuta, e si integri sempre più nei valori europei, e questo sarebbe in qualche modo funzionante, il segno della sconfitta del regime autoritario. Ma per fare questo, come ci ricorda anche Biden, dobbiamo dimostrare che la democrazia liberale è efficace. E perché la democrazia liberale europea sia efficace e sappia dare le risposte adeguate ai cittadini, dobbiamo cambiare. Ecco, questo penso fosse l'essenza del discorso. Non sono io per dirlo, però insomma, almeno dal mio punto di vista molto umile, è il messaggio forte che ho colto nel discorso della speranza del presidente Sassoli. Naturalmente una roba deve saper proteggere, e qui il riferimento all'Unione per la Difesa è esplicito, e deve
e deve sapere illuminare, e qui noi siamo il faro della libertà, della dignità della persona, che è l'identità europea che abbiamo costruito in 3.000 anni di storia, da quando a scuola studiavamo i greci, che erano gli eroi che si battevano contro i persiani. Noi, nel nostro bagaglio culturale, passato poi dalle università, l'illuminismo, il Rinascimento, noi siamo come al centro la libertà e la dignità della persona, e quindi con una comune visione dell'uomo che ci tiene uniti. L'altro discorso che vorrei citare del presidente Sassoli, sempre in tema di cambiamento, è quello con cui lui ha aperto la conferenza sul futuro dell'Europa. È un discorso dove la parola chiave è coraggio. Quindi coraggio che serve per dare speranza, coraggio di cambiare per dare speranza. Il suo invito esplicito alla classe dirigente europea di avere il coraggio, di non fermarsi davanti al tabù della riforma dei trattati, Sto ricordando il presidente Sassoli, il momento che a me personalmente commuove, quindi era solo per questo. Invitare a non avere tabù, di non considerare il feticcio del cambiamento dei trattati come un confine invalicabile. In realtà la nostra stella polare, secondo il presidente Sassoli, deve essere appunto di nuovo avere un'Europa davvero efficace che sappia rispondere a quello che ci stanno chiedendo i cittadini. E con questo spirito il Parlamento europeo sta portando avanti la conferenza sul futuro dell'Europa. Come sapete, la conferenza sul futuro dell'Europa ha 4 panel importanti con 200 cittadini presi da vari, poi Alessandro Giordani naturalmente vi parlerà meglio di me di come funziona la conferenza sul futuro dell'Europa, però il punto importante è che noi stiamo chiedendo ai cittadini, a livello simbolico, ma neanche tanto, a quelli in qualche modo sorteggiati, e a livello di partecipazione, di possibilità di partecipare attraverso la piattaforma sul futuro dell'Europa, noi stiamo chiedendo ai cittadini in che direzione si aspettano che l'Europa debba cambiare. E questo non è un esercizio scolastico, è un esercizio fondamentale, perché se dobbiamo criticare l'Unione Europea, il motivo per cui per come è nata, non è una critica naturalmente storica, l'Unione Europea è nata in maniera assolutamente elitaria, è stato un progetto di alcuni uomini illuminati che hanno detto meno la politica c'è, e probabilmente avevano ragione loro, cioè probabilmente l'Unione Europea si è fatta perché era un progetto elitario, che se noi avessimo chiesto nel 48, 49, 50, facciamo l'Unione Europea, mettiamo insieme tutto quanto, i cittadini che 5 anni prima si stavano ammazzando sulle frontiere si sarebbero probabilmente non appassionati, perlomeno. Così come il famoso progetto sulla difesa europea è caduto proprio perché i partiti politici, almeno in Francia, la maggioranza dei partiti politici in Francia non l'hanno sostenuto. Quindi l'Unione Europea è nata senza Parlamento, o comunque con dei delegati di parlamenti nazionali. E la storia, da Spinelli in poi, più significativa delle evoluzioni dei trattati è stata, a mio modestissimo avviso, proprio la riconquista della democrazia parlamentare nel progetto europeo, fino ad arrivare a Lisbona, dove obiettivamente ci avviciniamo a un bicameralismo perfetto, non ci siamo ancora. Quindi il primo punto di Sassoli, ed è uno dei 4 argomenti della conferenza, proprio arriviamo alla democrazia liberale compiuta. Per avere una democrazia liberale compiuta deve sparire il diritto di veto e ci vuole il diritto di iniziativa. Naturalmente sarebbe anche opportuno che le elezioni europee condizionassero ancora di più la scelta del Presidente della Commissione europea, forse anche che il Presidente della Commissione europea fosse anche Presidente del Consiglio europeo, ma insomma su questo, però sicuramente su queste due cose, il diritto di iniziativa è un'assoluta parità tra Parlamento e Consiglio dei Ministri, la Camera degli Stati e la Camera dei Popoli, questo è un punto irrinunciabile per il Parlamento.
Secondo punto centrale, attualissimo, naturalmente la difesa. Allora, noi sull'economia, quando è cominciata la pandemia, abbiamo fatto dei passi da gigante. Non c'è un solo analista che non considera Next Generation come un embrione di tesoro europeo, come un embrione di unione fiscale, come un embrione di unione economica. Quindi, insomma, come cominciare concretamente a attuare la famosa lettera dei 5 presidenti sull'unione bancaria, l'unione dei capitali, l'unione fiscale, l'unione economica e l'unione politica. Abbiamo le risorse proprie, fortemente volute dal Parlamento europeo. Ricordo, tra l'altro, che il primo a chiedere il recovery bond, il primo a chiedere le risorse proprie, fu Sassoli già nell'aprile del 2020. Si chiede esattamente quello che è successo dopo, risorse proprie, mutualizzazione debiti, vedere BEI piuttosto che SURE, che sono garantiti dal bilancio nazionale, recovery bond, che sono andati benissimo, però alla finale un debito 2029 da ripagarsi in 30 anni, garantito da risorse proprie che tra l'altro correggono delle diseconomie, in particolare in materia ambientale, come il meccanismo di adeguamento del carbonio, l'emission trading e probabilmente anche la passive tax, e via dicendo. Quindi con la pandemia abbiamo imboccato una strada di riforme profonde, la strada della solidarietà. Non abbiamo commesso gli errori che abbiamo commesso nel 2010, nel 2011 con la crisi dei redditi sovrani, e poi anche sulla sanità abbiamo fatto delle cose egregie, malgrado alcuni tentennamenti. Ecco, adesso se vogliamo guardare, diciamo, dal lato positivo, una tragedia in mano, purtroppo è solo agli inizi, come l'invasione russa dell'Ucraina, questa deve essere un'occasione che l'Europa non può perdere per fare l'unione per la difesa. L'unione per la difesa è all'ordine del giorno, non solo perché è nell'arco fuori, ma anche perché ci si sta lavorando, c'è la bussola strategica, come sapete, di Borrell, eccetera. Però l'unione per la difesa a questo punto diventa, diciamo, il passo successivo, insieme al tesoro europeo, che deve andare avanti e essere controllato dal Parlamento europeo, diventa il passo successivo su cui noi dobbiamo dare risposte urgentissime ai nostri cittadini. Quindi serve probabilmente un piano di investimento che aiuti a integrare l'industria europea della difesa, l'industria europea di sicurezza, di cybersicurezza, che tolga quella parete di vetro del user views sulle tecnologie legate allo spazio, sull'intelligenza artificiale, su supercomputer e via dicendo. Dobbiamo avere un piano di investimento che in collaborazione con gli americani ci aiuti veramente a coordinare molto meglio gli sforzi economici che stiamo facendo. Apro una parentesi, il bilancio della difesa russo è meno della metà del bilancio totale di quanto noi a 27 investiamo, senza l'Inghilterra, quindi comunque il nostro super alleato. Se noi riuscissimo a coordinare un pochino meglio quello che spendiamo, potremmo con la stessa cifra, anche forse spendendo di meno, potremmo avere una credibilità completamente diversa a quella che abbiamo oggi nel settore della difesa. Badate bene che i valori europei si difendono anche con l'unione della difesa, non si difendono solo con discorsi che in questo momento rischiano di diventare anche retorici, se uno non si dà i mezzi per difendere i propri valori e affermarli. Concretizzare quell'alleanza delle democrazie liberali che dovrà diventare sempre più massa. Quindi avere un'industria con economie di scala che possa lavorare insieme con standard comuni, con interoperabilità nella dimensione di un mercato interno europeo della difesa, evitare di continuare ad avere 3, 4, 5 tipi di carri armati diversi, 6 tipi di fregata, 3 tipi di cacciabombardieri e via dicendo, a lavorare su tutti gli sviluppi legati allo spazio, ripeto, intelligenza artificiale, cybersicurezza, e avere un esercito europeo, per forza, non di 5.000 uomini, naturalmente, perché 5.000 uomini in questo momento sembra quasi una presa in giro, quindi se l'idea di lavorare su un esercito di 5.000 uomini è chiaro che nessuno ci prenderà sul serio, quindi ci vuole un esercito europeo, o comunque degli eserciti nazionali che possono interoperare esattamente come devono interoperare i carri armati, le navi, gli aerei e via dicendo. Questo non per andare a fare la guerra, ma ripeto, per essere presi sul serio e rimanere attori e non essere condannati sempre in più alle rilevanze. Un esercito europeo presuppone un controllo democratico e una politica estera, naturalmente, perché
non ha senso per la democrazia di dare, chiedere alla gente di andare sul terreno senza una decisione profondamente democratica, dove a questo punto deve essere coinvolto anche il Parlamento europeo e senza la capacità di avere delle posizioni comuni a maggioranza qualificata, perché in questo momento siamo tutti uniti, però sappiamo bene che il rischio di avere il veto ungherese piuttosto c'è sempre, quindi su queste cose. Quindi vorrei chiudere su di nuovo tornando al messaggio di speranza del Presidente Sassoli. Io credo che il cantiere europeo chiaramente si è riaperto. Stiamo ancora in mezzo al guado, siamo ancora un'Europa fragile, ci mancano ancora tanti elementi. Tutti gli esperti ci potranno dire cosa ancora resta da fare sui cambiamenti climatici, sul digitale, sull'economia. Io ho solo accennato qualche spunto, qualche vengo anche dalle riflessioni del Presidente Sassoli. Però quello che ci deve essere assolutamente in questo momento è la volontà politica. Guardate bene che la volontà politica non è un miracolo che viene così. La volontà politica, e lo dico a 2 anni e mezzo dalle prossime elezioni europee, la volontà politica è anche quanto noi cittadini sappiamo farci sentire, quanta pressione arriva alla classe dirigente e quanto questa classe dirigente saprà mettersi anche all'ascolto e non chiudersi nell'autoreferenzialità che è il peggior nemico della costruzione europea. In questo momento veramente c'è bisogno di apertura, di dialogo, di saper ascoltare i cittadini e di capire che il progetto europeo, la vera energia del progetto europeo non può essere altro che la linfa vitale che viene dalla passione e dalla partecipazione dei cittadini. E da questo punto di vista vi ringrazio per l'eccellente lavoro che fate sul territorio, perché quello che fate in qualche modo è legato al discorso sulla speranza del Presidente Sassoli. Vi ringrazio. Grazie al dottor Corazza per queste belle parole che hanno ricordato appunto il messaggio di speranza e di fermezza nella difesa dei valori della democrazia di Sassoli. Hanno anche delineato alcuni dei temi che verranno trattati oggi e che verranno poi trattati durante tutto il ciclo di lezioni d'Europa, che poi presenteremo nel dettaglio nella seconda parte dell'evento di oggi. Sicuramente anche i riferimenti alla difesa comune sono più che mai di estrema attualità, ed è stato anche importante il ricordo del merito di Sassoli e del merito del Parlamento europeo nella relazione anche con le altre istituzioni, e sicuramente importantissimi riferimenti anche a rompere il tabù delle modifiche ai trattati, delle modifiche istituzionali, su cui sicuramente l'Unione Europea dovrà lavorare nei prossimi anni, anche in risposta a un mondo che cambia rapidamente. Quindi non possiamo pensare che anche l'assetto istituzionale dell'Unione possa rimanere immutato. Penso sicuramente al diritto di iniziativa legislativa, che sicuramente è un tema su cui il Parlamento ovviamente è molto sensibile, ma sicuramente un tema che va nell'interesse dell'Unione e dei cittadini, per cui sicuramente è un tema su cui è importante che tutti riflettano e che sia sicuramente al centro dell'agenda dei prossimi anni. Continuiamo la nostra prima parte e introduco adesso Massimo Pronio, che è responsabile della comunicazione per la rappresentanza della Commissione europea in Italia. Lo ringrazio di essere qui per portare il contributo della rappresentanza della Commissione e ricevo subito la parola. Grazie professor Montini, grazie per le sue parole e grazie a voi per la vostra presenza. Io vorrei intanto ringraziare le Azioni d'Europa e gli Eurodirect che hanno organizzato questo evento, ma non è un evento spot oggi, loro sono presenti con la loro missione di comunicare l'Europa da oltre 10 anni sul territorio e sono un grande aiuto per noi della Commissione e del Parlamento Europeo qua in Italia. Come loro, tutti gli Eurodirect, che sono 45 in tutta
tutta Italia e 50 centri di comunicazione europea. Allora, comunicare l'Europa non è semplice, però il presidente Sassoli è riuscito nei suoi mandati, ma poi soprattutto durante la presidenza, a avvicinare, secondo me, l'Europa ai cittadini. Io vorrei, per ricordarlo, leggere due brani di alcuni suoi discorsi che fanno proprio capire la figura di Sassoli, che prima di essere presidente del Parlamento europeo era anche un politico italiano, candidato appunto in Europa, che ho avuto anche la fortuna di conoscere al suo primo mandato 15 anni fa, quando arrivò a Bruxelles, e mi colpì molto che in un incontro mi disse: dobbiamo imparare a capire un sacco di cose, perché questa è una cosa che succede tutti quando vengono a Bruxelles e diventano funzionari o europarlamentari e capiscono che c'è tutto un mondo che bisogna comunicare in qualche modo nel loro paese di origine, che non sempre è conoscenza o che appunto a volte è una materia, come diceva Carlo poco fa, è un progetto che è nato quasi in Italia e poi è diventato un progetto di conoscenza comune, anche se secondo me dobbiamo ancora fare molto a livello di comunicare l'Europa, non è mai abbastanza quello che si fa. Allora io vi leggo queste frasi che poi voglio commentare. E una è stata presa da un suo discorso al Consiglio europeo di Porto, in Portogallo, che si intitola "Basta con le disuguaglianze, questo è l'impegno europeo". Praticamente non ve lo leggo tutto perché sono due pagine, ma ho preso solo una frase che secondo me è opportuno ricordarvi per farvi capire come la pensava il presidente Sassoli. È soprattutto in tempi di crisi che il progetto europeo deve dimostrare di essere un progetto per il bene di tutti, proteggendo le persone, sostenendo le imprese, investendo nell'uguaglianza, nel progresso sociale e nel benessere economico. Soddisfare i bisogni dei cittadini europei di assistenza, lavoro, dignità, sicurezza e prosperità per il loro futuro è il cuore di questo progetto. Quindi questo secondo me riassume il Sassoli pensiero. E oltre a tutte le altre cose di cui lui ha parlato, geopolitico, ovviamente essendo Presidente del Parlamento europeo, lui era esposto a tutti i tipi di sollecitazioni, perché è al vertice di tutto quello che succede ogni giorno. Poi c'è un altro discorso che ha fatto, e è stato a Bruxelles, sempre al Consiglio europeo del 31 ottobre 2021. Democrazia, libertà, Stato di diritto non sono negoziabili, un tema che ha toccato anche Carlo, e citando anche il professore, anche sulla Corte di Giustizia. In questo discorso Sassoli scrive, dice: sappiamo che nel pieno di queste grandi trasformazioni ambientali e digitali non possiamo permetterci di lasciare nessuno indietro, che poi è una frase di Gutierrez delle Nazioni Unite, no? Cioè, leave no one behind. Questo è un motto, ho lavorato a Ginevra, quindi questo era molto ricorrente. Non possiamo permetterci di scegliere tra giustizia sociale e transizione ambientale. Quindi, secondo me, questo discorso della giustizia sociale, della disuguaglianza, riassume proprio il pensiero di Dario Sassoli. E secondo me l'Europa, se vuole avvicinarsi ai cittadini, deve puntare molto su questo divario, colmare il divario intanto anche informativo, ma della disuguaglianza che esiste in Europa. Quindi io vorrei chiudere qua solo per concentrare l'attenzione su questo pensiero, e anche perché il dottor Corazzo ha preso la maggior parte del tempo che non mi ha lasciato portato. No, però secondo me lo vorrei ricordare così. Grazie al dottor Pronio, e comunque diciamo abbiamo tempo e chiedo ai relatori appunto di non aspettarsi troppo, perché è importante che è una bella occasione di ricordare.
ricordare per esempio questa storia e comunque di ripercorrere alcune delle tematiche su cui lui ci ha insegnato molto. E sicuramente una delle tematiche toccate dal dottor Prone, quella dell'attenzione al tema delle diseguaglianze, è stata sicuramente una delle cifre più importanti dell'azione politica del presidente Sassoli. E sicuramente sarà una delle sfide su cui dovremo lavorare nell'Europa del futuro. Tra l'altro, mi si è permesso di ricordare che il cambio di passo, uno dei cambi di passo della nuova stagione che si è aperta nel 2019 con il nuovo Parlamento europeo, con la nuova Commissione, proprio questa rinnovata attenzione al tema della solidarietà, che invece era stato una delle pecche, diciamo, della gestione successiva alla crisi del 2008-2009, dove proprio si è visto le difficoltà che si sono incontrate nei paesi messi in crisi da una risposta diciamo che non aveva tenuto in adeguata considerazione il tema della solidarietà. Pensiamo alla gestione della crisi in Grecia, negli altri paesi, e dopo la crisi del 2008-2009. Quindi la riscoperta della centralità, del valore della solidarietà tra paesi e della solidarietà con i cittadini rispetto alla lotta contro le diseguaglianze, anche questa integrazione fra le dimensioni sociali ed ambientali, che sono poi due delle assi portanti di uno sviluppo sostenibile, che non deve essere anche questo retorica nel contesto dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea lì ha il merito di essere tra i primi attori a livello mondiale ad aver cominciato seriamente a occuparsi di sviluppo sostenibile ormai più di 20 anni fa, con la prima strategia del 2001, e però poi nel tempo, diciamo, questo tema si è un po' diluito rispetto ad altre tematiche ed è stato poi ripreso con il Green Deal negli ultimi 2 o 3 anni. Quindi sicuramente anche questa è una tematica su cui il Parlamento e le altre istituzioni adesso stanno veramente lavorando in modo importante, e il Next Generation EU, come è stato ricordato, è una grande occasione di rimettere al centro queste tematiche rispetto a tutto il processo di integrazione. E anche la solidarietà certamente è uno degli assi importanti di questo rinnovato impegno. A questo punto passerei la parola al dottor Maras, dirigente dell'area di innovazione digitale del Forum SPA, che è uno degli attori che sostengono questo progetto delle elezioni d'Europa, un nostro partner. Qui parlo come diciamo referente dell'Università di Siena. Sicuramente l'alleanza che abbiamo stabilito da ormai qualche anno con il Forum SPA è una sinergia importante tra due Europtiret, che ha certamente contribuito a farci fare a tutti un salto di qualità rispetto al servizio che noi possiamo offrire per comunicare l'Europa. Grazie. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto porto i saluti della nostra direttrice generale Patrizia Ravettoli, che avrebbe dovuto partecipare a questo incontro, purtroppo proprio oggi è stato fissato il Consiglio di Amministrazione, e in questo periodo la riforma è sotto forte pressione anche per l'attuazione del PNRR, ed è dispiaciuta di non essere qui presente. Quindi fate un po' le sue veci. Scusate se mi permetto qualche riflessione più generale. Quello che mi è venuto in mente, anche sentendo gli interventi di Corazza e Cronio, è che c'è un concetto che fa parte del campo della
per la sua competenza, la sua esperienza nella persona più adatta per raccontarci cosa si sta facendo in questo settore e possono collegare le iniziative intraprese dalle istituzioni europee e dal livello centrale, diciamo, di Bruxelles rispetto ai territori come il nostro, in cui i cittadini chiedono più Europa, chiedono che la loro voce possa essere ascoltata. La conferenza sul futuro dell'Europa nasce proprio per colmare questo campo. Ringrazio il dottor Giordani di essere qui con noi, come si dice, oggi in presenza, e quindi ci fa molto piacere essere venuto per questa iniziativa. Grazie. Grazie a voi. Sì, la presenza in presenza per me è particolarmente auspicata e voluta, anche perché veniamo da anni in cui a Bruxelles abbiamo visto il mondo solo tramite gli schermi. Quindi è un doppio grazie per l'occasione, per il ricordo che è stato fatto del presidente Sassoli e anche per la presenza di Rotaire, di cui gli uffici di cui io sono responsabile sono appunto i coordinatori. Quindi ringrazio nella fattispecie di Locale di Siena, di Trapani, di Roma 3 e del Formez che sono qui e che riescono in un momento a intercettare un momento così particolare della nostra vita, della nostra unione. Può sembrare peregrino parlare di conferenza del futuro dell'Europa adesso, nel momento in cui siamo sotto una guerra più forte dell'Europa, ma non è peregrino, perché un momento così dissestato anche per l'Unione Europea e così creativo, da ogni dissesto può nascere un momento di creatività, credo non sia per niente negativo da questo punto di vista, perché la conferenza sul futuro dell'Europa, come voi sapete, non è la prima volta in cui l'Europa si prova a buttare il cuore oltre l'ostacolo e darsi i mezzi per riformare se stessa, non attraverso le abituali riforme di trattati fatte esclusivamente dai governi. Perché nel 2002-2003 abbiamo già avuto un'esperienza capitanata, vi ricorderete, da Cisca Mestelli, che era la convenzione sul futuro dell'Unione, dove l'Europa provò per la prima volta ad andare oltre se stessa con quello che era un embrione di assemblea costituente che andava oltre i governi, perché c'era effettivamente il coinvolgimento diretto anche degli interparlamenti nazionali, della Commissione, del Parlamento europeo, eccetera. La differenza era però, e qui vorrei delineare una prima differenza tra quell'esperienza e questa, che sicuramente quell'esperienza, rispetto a quella che vediamo oggi della conferenza sul futuro dell'Unione, era molto istituzionalizzata, era razionalmente voluta e anche proceduralizzata in una maniera molto formale, direi, tant'è che ha dovuto e aveva come obiettivo, e parto lì, un trattato costituzionale che riformava i trattati di Roma, trascendendoli in qualche modo, no? Perché il modo in cui ci siamo arrivati era comunque quello di un embrione di assemblea costituente. Fallì perché poi i processi di ratifica a cui fu sottoposto quel trattato costituzionale, pensate che la storia, insomma, partirono perché nel referendum oppure nei processi di ratifica di due paesi non vennero accettati. Quel momento lì fu un momento in cui dimostrò che se si prendono di petto le riforme istituzionali europee, in una fase storica in cui non necessariamente c'è la volontà politica e il sentimento dietro di, appunto come dicevo prima, di trascendere quello che è il livello di integrazione che abbiamo raggiunto, possono effettivamente avere una rigidità che poi spezza il tentativo. La conferenza sul futuro dell'Europa è nata in modo leggero, se volete, più soft, ma non per questo, visto il tempo che sta intercettando, meno pregnante, perché se noi pensiamo che ha tirato poi in maniera diciamo concreta e scritta per la prima volta la Presidente del Parlamento della Commissione Ursula von der Leyen, quando non era Presidente, ma quando di fronte al Parlamento Europeo nel suo programma politico e nei vari punti disse: io vorrei che ci fosse una conferenza sul futuro dell'Europa che coinvolga i cittadini, senza per questo fare nessun tipo di allusione, promessa o automatismo tra questa conferenza sul futuro dell'Europa e una riforma del trattato. Quindi da questo punto di vista è la terapia di politica più soft rispetto ad una proceduralizzata e istituzionalizzata tentativo che era quello di 10 anni prima, 15-20 anni prima del 2000, che era la convenzione sul futuro dell'Unione. Però questa esperienza qui ha intercettato due cose
c'è stata la pandemia, che rimesso in discussione, e adesso adesso più è stato detto nell'esperienza, il paradigma stesso dell'integrazione europea, che mi riferirò a questo per un secondo, e c'è stato anche, come dicevo, un momento comunque dissestato della nostra unione, perché c'era l'urgenza del fare Green Deal, perché c'era l'urgenza di pensare alla governance economica, e quindi ha incrociato, diciamo, un momento che è particolarmente fecondo e che non del tutto è importante del cittadino comune quanto nei suoi ragionamenti, ma aver integrato il cittadino, ricordo che la convenzione del 2003 non prevedeva una partecipazione diretta dei cittadini. C'era il Parlamento europeo, c'era il Parlamento nazionale, c'era la Commissione, c'erano i governi, ma non c'erano i cittadini. Nella conferenza sul futuro di Europa, noi abbiamo integrato come processo di 3P, online platform, panel plenary, quindi una piattaforma online che raccoglie le idee, le discussioni di tutti i cittadini che non solo possono caricare su una piattaforma online i loro eventi di ragionamento, ma possono anche in una sezione specifica della piattaforma online caricare le ideas, le idee, che vengono quindi strutturate e destinate per quegli eventi proprio di base che sono dei cittadini. Ma perché queste idee vengono trasferite alla seconda P, che sono i panel. I panel sono più strutturati, sono una rappresentanza proporzionalmente accurata della cittadinanza europea che discute sulla base delle idee che sono messe bottom up dalla piattaforma online. E vengono poi portati, e lo vedremo proprio in queste settimane, alla terza che è la plenaria, dove effettivamente poi alcune delle raccomandazioni cittadine uscite dai panel vedranno la luce come risultati della conferenza sul futuro dell'Europa. Cosa vuol dire questo? Che poi, come per il canto, questo si trasforma in una riforma dei trattati, in un cambio del rapporto tra le competenze degli Stati membri con l'Unione Europea in favore dell'Unione Europea? No, non c'è questo automatismo. Ma il momento temporale in cui questo si inserisce, credo che poi questa guerra di questa notte avrà delle conseguenze enormi, come diceva Mario Corazza, come preceduto, anche sulle riflessioni istituzionali, sulla comunità europea di difesa, ma non solo. Ha intercettato dei momenti come la pandemia che hanno rimesso in discussione tante cose, ha la vocazione a portare una pregnanza di modifiche anche dei trattati che non ci si aspettava all'inizio, che non avremmo preventivato. Le istituzioni politiche di Bruxelles oggi non hanno mai detto che ci sarà un automatismo con la riforma dei trattati, ma hanno detto in maniera estremamente politica e quindi in un certo senso anche che impegna il fatto che non potranno rimanere disattese le indicazioni chiare che usciranno dalla conferenza sul futuro dell'Unione e che proprio perché sono cittadine, sono a conclusione delle raccomandazioni che vengono dal basso, a volte hanno un'audacia che va al di là, che c'è anche un contatto con lo spirito del tempo che può andare al di là di quella di una conferenza e di una convenzione che era molto più prevista in maniera razionale e fredda. Se non invece anche per c'è una data temporale. La conferenza sul futuro dell'Unione è stata finita, con la presidenza francese presumibilmente renderà le sue raccomandazioni, di cui poi si farà carico le istituzioni di portare avanti, ma due grandi dibattiti che sono materialmente costituzionali dell'Unione Europea e sul futuro dell'Unione Europea si aprono adesso, da adesso in poi, e sono il primo, come è stato accennato prima, perché lo metterei a fuoco in maniera ancora più precisa, il grande dibattito che si apre sul fatto che Next Generation EU debba essere perennizzato, cioè deve essere il modo con cui l'Unione Europea progredisce in termini di integrazione facendo debito pubblico europeo per dei beni pubblici europei, una cosa vista, che però è stato concepito come un attacco. Next Generation EU oggi, nei regolamenti, nelle carte e negli impegni politici, è una cosa che c'è una volta per rispondere alla pandemia, punto. Però è un cambio di paradigma, non è un programma comunitario che si è aggiunto a un programma comunitario. E quindi interpella proprio il processo di integrazione, le modalità di integrazione. Quindi il grande dibattito che si aprirà adesso, in Italia è la catena di commissione di questa cosa, è pensare poi che si mangia da parte delle leone di questi 750 miliardi. 192, quindi se fallisse l'Italia col suo PNRR non c'è modo di innescare un dibattito con i paesi cosiddetti frugali per cui si dica no, è un paradigma che va tenuto presente per il futuro progredire dell'Unione Europea, ma si chiude lì, però il dibattito è aperto.
il dibattito se perennizzare questo cambio di paradigma oppure no, è un dibattito che ha una sfasatura temporale rispetto alla chiusura della conferenza sul futuro dell'Unione, perché si chiude adesso. E ci interpella, anche prima lo accennava, prima di chi mi ha preceduto il Parlamento europeo, che ci interpella in un momento temporale che va da adesso alle elezioni europee del 2024, che non è un mare di tempo, non è un mare di tempo. La seconda grande sfasatura temporale per cui, ed è per quello che i deputati sono importanti, perché un engagement, un coinvolgimento dei cittadini su questi temi andrà fatto in maniera assolutamente primordiale da adesso in poi. Secondo grande tema, che non verrà necessariamente coperto dalla conferenza perché finisce a giugno, è un tema molto politico, non è tecnico, non è economico, è la riforma del patto di stabilità che è stato congelato, la governance economica dell'Unione, che è stato congelato, come voi sapete, ancora per tutto quest'anno 2022, ma che in qualche modo dal 1 gennaio 2023 dovrà tornare in auge. Ma tornare in auge non vuol dire necessariamente tornare in auge come era prima. E anche questo intercetta, che si incrocia con il discorso di Next Generation EU, perché Next Generation EU è l'embrione di una capacità fiscale dell'Unione Europea che non c'era mai stata. C'era detto addirittura prima di un tesoro europeo, con più di una capacità di un ministro politico che controlli i cordoni della borsa, di una capacità di spesa europea. Allora, la riforma della governance economica di cui si sta, e ha già cominciato la Commissione con un paper ben specifico a ragionare, si incrocia con il dibattito su Next Generation EU perché, per esempio, prevede delle risorse proprie aggiuntive e nuove per dare questa capacità fiscale al bilancio. Capacità fiscale poi non è un parolone, vuol dire una capacità redistributiva della ricchezza da parte di un bilancio che non si può chiamare federale perché ancora non lo è, ma che se lo fosse lo diventasse diventerebbe quello che sono gli stati, di fatto. Una capacità redistributiva della ricchezza oggi, il bilancio dell'Unione Europea che vale 1% del PIL non ce l'ha. Oggi il bilancio dell'Unione Europea, dall'Erasmus fino ai ponti e le strade fatte col Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, è un bilancio che innesca processi, che mette in moto dei processi, non è un bilancio infrastrutturale che redistribuisce la ricchezza come fanno gli Stati. E attenzione che parlare oggi di riforma della governance economica, con la riforma del patto di stabilità e contemporaneamente di perennizzazione o meno di Next Generation EU, vuol dire affrontare i fondamenti costituzionali dell'Unione, ma più ancora che dei trattati, proprio il patto di quanta Europa vogliamo e quanta Europa c'è. Io volevo concludere proprio su questo ragionamento qui. L'engagement, la necessità di coinvolgere i cittadini da adesso a maggio delle elezioni europee, a maggio-giugno 2024, che è un lasso di tempo intensissimo per quello che saranno questi tipi di ragionamenti, è fondamentale per non sdilinguire quello che sono le raccomandazioni che la conferenza sul futuro dell'Europa farà, ma che poi vedranno la loro concretezza in questi due grandi dibattiti qui, su Next Generation EU e sulla riforma della governance economica. Se noi lo manteniamo, gli input che verranno dalla conferenza vivi e che vengono dai cittadini attraverso quei livelli delle 3P, e li inseriamo a forza del dibattito politico che si inanella da adesso alle elezioni europee su questi due grandi temi, e beh, anche la portata della conferenza sul futuro dell'Europa, più o meno poi svanirà in nulla di fatto, ma non svanirà e ha un potenziale addirittura maggiore di quello che era la convenzione sul futuro dell'Europa, molto più figée, dicono i francesi, no? Molto più fissata, irrigidita dalle sue procedure e anche dalla sua volontà di dover a tutti i costi partorire una riforma dei trattati, ha una potenzialità che a mio avviso è maggiore e effettivamente, come è stato detto prima, permette di collegare con un tratto non solo di penna ma reale quello che è la riflessione dei cittadini di base a quelle che saranno le decisioni ultime che verranno prese in questo periodo. Quindi per me, io chiudo dicendo, non è la prima volta che si fa un tentativo di questo tipo. È la prima volta in cui i cittadini però sono direttamente parte della filiera decisionale. Attenzione, questo però non significa, e anche questo noi lo diciamo sempre anche ai nostri Eurodirect, che va anche trasmesso per non dare aspettative eccessive o sfasate rispetto a quello che è un modello di democrazia rappresentativa, perché l'Unione Europea è comunque un modello di democrazia rappresentativa, non è un modello di democrazia diretta. Il coinvolgimento dei cittadini è un coinvolgimento che viene fatto e che deve essere fatto al di là della legislatura, perché qui si interpellano i cittadini per il voto del Parlamento europeo ogni 5 anni,
in esercizi di questo tipo, ma senza cortocircuitare il fatto che siamo comunque in società complesse, che se non vogliamo prendere in giro poi le persone, abbisognano di questo momento di mediazione che è il rappresentante politico. E non è che la conferenza sul futuro dell'Unione dell'Europa, che coinvolge i cittadini, tutto quanto si può sostituire a decisioni che hanno una complessità intrinseca di un certo tipo, come il futuro di Next Generation EU, il futuro del patto di stabilità. Ma gli input che vengono da una riflessione che è stata fatta veramente su tutti i campi, con i panel che vedrete, e non è detto che nell'ultimo scorcio di questa conferenza non venga fuori parecchia roba sulla difesa, visto quello che sta succedendo, non possono non dare un indirizzo, una direttiva chiara a quei dibattiti più tecnici che dovranno poi essere ripresi dai rappresentanti della democrazia rappresentativa. Perché spesso abbiamo domande anche da parte degli Eurodirect che parlano con gli stellini tutti i giorni, ma, sì, ma poi come ci garantite che verranno prese in conto le cose che diciamo? Questo l'avevo anche ai tempi dei citizen dialogue, no? Bisogna sempre cercare di inserire per onestà, e se c'è anche una cosa che l'Unione Europea, con la sua difficoltà di comunicazione, dà, è questa onestà intellettuale nei confronti della comunicazione. Noi non stiamo cortocircuitando la democrazia rappresentativa, non possiamo. Coinvolgere i cittadini non vuol dire portare i cittadini a decidere direttamente la divisione di competenze tra l'Unione Europea e Stati Uniti, perché c'è tutto un livello di mediazione politica poi che deve essere fatto su materie complesse, che è bene che abbia un input come quello della conferenza, ma che rimane, altrimenti esautoreremo poi il ruolo cardine principale del Parlamento Europeo, che rimane incardinato sui rappresentanti che pure votiamo. Allora, dire che c'è la conferenza oggi, ma un circuito democratico per cui io, cittadino, posso dare una forma e un colore a quello che esce da Bruxelles attraverso le elezioni europee e attraverso occasioni come queste, è fondamentale, spiegando poi che se intercettano dei momenti così fecondi e così tragici anche, l'occasione probabilmente è ripetibile. Io chiudo qui dicendo che ringrazio e sprono ancora una volta, perché ne sono più o meno responsabile a Bruxelles, i nostri 423, che presto saranno 433 Eurodirect europei, a farsi carico proprio di farvi bridge the gap, no? di collegare, fare questo ponte tra quello che uscirà da questa raccomandazione della conferenza e le elezioni europee del 2024, perché lì si affronteranno dei temi che a dir poco sono costituzionali nel senso più premente del termine. Grazie. Grazie davvero al dottor Giordani per questo suo intervento, che ci ha ricordato giustamente la centralità anche del ruolo delle istituzioni, e ha messo a fuoco la relazione importante che attraverso la conferenza sul futuro dell'Europa si può costruire tra il livello, diciamo, della proposta dal basso e il livello delle istituzioni che dovranno poi elaborare queste proposte. Questo è un livello che secondo me è molto utile che sia stato ricordato, perché non è anche questo un tema immediatamente percepito dai cittadini, diciamo, no? Quindi questa relazione tra la proposta dal basso, tra nuove forme di democrazia diretta, tra nuove forme di ascolto che però si devono interfacciare e inserire all'interno del contesto istituzionale, fatto anche di competenze e di responsabilità, perché certamente le istituzioni hanno poi la responsabilità di prendere in carico le proposte dei cittadini, ma di attualizzare rispetto alla fattibilità politica nella difficile interfaccia evidentemente tra la volontà delle istituzioni, la volontà degli Stati membri e le difficoltà della fase attuale, che è sicuramente una fase complessa. E l'altra cosa importante che ha ricordato il dottor Giordani è la stretta relazione fra i risultati della conferenza sul futuro dell'Europa nel 2022 e quella che tra meno di due anni sarà la fase dell'elezione del nuovo Parlamento e dell'inizio del nuovo ciclo istituzionale, elezione del Parlamento, elezione della Commissione e così, diciamo, la ripartenza del sistema di rinnovamento quinquennale delle istituzioni. Sicuramente le elezioni europee sono già abbastanza vicine da cominciare a pensare a come ci si arriverà anche sul piano politico e istituzionale. Quindi ringrazio il dottor Giordani per aver ricordato e messo a fuoco il contributo della conferenza del futuro dell'Europa in questo contesto istituzionale. A questo punto andiamo avanti con il nostro programma, con una piccola modifica, cioè chiediamo al dottor Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza e presidente dell'Associazione della Nuova Europa, di intervenire adesso
quindi facciamo un piccolo cambio di programma, abbiamo visto il suo intervento un po' più avanti, ma appunto gli chiediamo questo intervento adesso, lui è un osservatore privilegiato delle questioni europee che sicuramente può darci degli spunti importanti per la nostra riflessione, e lo ringraziamo davvero di essere presente qui con noi. Grazie, buongiorno e scusate questo cambio di programma, ma la giornata è un pochino complessa, come potete immaginare. Intanto grazie dell'invito e grazie a Raffaele Leonino e agli altri amici per questa organizzazione di una giornata che mai purtroppo così calzante poteva capitare, vi ricordo, in tali sessioni, nel momento in cui non abbiamo la guerra alle porte, abbiamo la guerra dentro l'Unione Europea. Non ci scordiamo che tutto quello che sta accadendo da 8 anni in Ucraina nasce dal fatto che l'Ucraina si stava avvicinando all'Unione Europea, stava entrando nell'Unione Europea, probabilmente con un passaggio difficoltoso, con tutte le procedure che noi ben conosciamo dal punto di vista economico, politico e anche di rispetto dei parametri che si chiedono a tutti gli aderenti dell'Unione. Ma oggi abbiamo un problema. Noi oggi abbiamo la guerra dentro l'Unione Europea. Allora mi vengono in mente le parole di Kant: se vuoi la pace, federa gli stati. Ancora prima, molto prima, di Altiero Spinelli. Questo è il momento di prendere una decisione. Non bisogna aspettare il 2024. Sarà veramente troppo tardi, perché per Vladimir Putin esiste solo un'Unione, l'ex Unione Sovietica. Non c'è l'Unione Europea. Dobbiamo ragionare in modo non convenzionale, perché i nostri antagonisti ragionano in modo non convenzionale, non hanno procedure da rispettare, non hanno maggioranze di 27 paesi da far convergere su un unico obiettivo, non hanno un Parlamento, seppur l'unico organo elettivo poco incisivo come quello purtroppo del Parlamento Europeo, e una commissione che di fatto è un gabinetto con una maggioranza di 27 paesi. Dobbiamo cominciare a pensare che forse oggi è subito arrivato il momento di fare un passo in più verso la federazione. Perché soltanto con una federazione di stati, soltanto con un governo vero della moneta e dell'economia, noi avremo il rango di Stato di fronte a queste crisi straordinarie che ci vengono poste dalla storia. Direbbe David Sassoli, questo non è un incidente della storia, no? L'ha detto dell'Unione Europea, ma evidentemente l'invasione dell'Ucraina non è un incidente della storia. Pensavamo che l'annuncio di sanzioni fermasse Vladimir Putin, pensavamo che bloccare lo shopping a Milano, non ho letto, francamente, che sono rimaste sterefatte le dichiarazioni del commissario Borrell, potesse fermare l'invasione dell'Ucraina. Pensavamo che bloccare la ragazza degli oligarchi russi o le banche russe potesse fermare l'invasione di una forza che trae dalla sua esperienza militare tutta la sua tradizione e la sua capacità di interferenza e di interdizione con gli altri stati. Noi abbiamo a che fare con un paese, con un grande paese, i cui cittadini sono disposti a morire per la patria. Chi è disposto a morire? Facciamoci questa domanda. I russi sono morti, 20 milioni di russi sono morti per la libertà durante la Seconda Guerra Mondiale. Chiediamoci chi è disposto a morire per l'Europa, come ha fatto il povero David lavorando fino all'ultimo minuto. Chiediamoci chi è disposto, chiediamoci con franchezza, al di là delle convenzioni, degli incontri bellissimi che facciamo a Caventotene, queste cose, le lezioni d'Europa, la scuola d'Europa, chiediamoci, siamo disposti a mettere in gioco la nostra vita per i valori e la bandiera europea o no? Perché noi, il nostro antagonista, questo fa. Quindi dobbiamo affrontare questa situazione con grande franchezza e una grande coscienza critica dei passi che in effetti poi peraltro tutta l'Unione Europea ha fatto durante la crisi. Se il Covid è stata una crisi, come direbbe Monnet, che ci ha fatto avanzare, debito comune, Next Generation EU, sospensione dei trattati, di tutte le
diciamo, architetture contabili, probabilmente una guerra lo sarà ancora di più. Però io poi vedo gli incontri di Macron, gli incontri di Olaf Scholz al tavolone lungo di Putin, che non è che ha paura del Covid, li ha distanziati perché per lui non contano nulla. Cioè noi non contiamo nulla per Putin. Questo è il punto. Beh, che non ha senso della realtà. C'è stato qualcuno. C'è Spagna, la Russia. Cioè, allora, ma c'è stato qualcun altro che era pazzo. Cioè, non è che quando lui è pazzo nella roba non portiamo nulla, secondo me non funziona così. Guarda, siamo liberi di pensare quello che vogliamo, ma con un pazzo tu vuoi dialogare con il metro che abbiamo noi cittadini democratici o devi cambiare il registro? Ripeto, questo è il punto, caro. Io sono d'accordissimo con te, però ripeto, ci sono stati altri pazzi che hanno invaso la Polonia. E sappiamo come è andata a finire. E che facciamo? Dialogavamo? Abbiamo visto che cosa hanno effettuato poi alla fine le sanzioni, no? Del Novecento. Quindi io dico, non basta dire pazzo, perché quello invade un paese che stava tenendo l'Unione Europea. Cioè è come dire non ti faccio fare uno shopping a Via Monte Napoleone. E vabbè, chi se ne frega. Quindi dobbiamo cercare di capire che se noi abbiamo fatto un grande passo avanti col Covid, cioè che finalmente si parla di Unione Europea, di integrazione e dei poteri in più che dobbiamo dare al Parlamento Europeo, perché è l'unico organo elettivo, e su questo non mi stancherò mai di dirlo, ed è l'unico organo che ci rappresenta davvero in Europa. Se abbiamo fatto dei passi in più, dobbiamo fare un passo ancora più lungo in questo momento, perché 2 anni sono troppi per aspettare. Cioè non possiamo immaginare che questo non sia accaduto, anche perché i paesi fondatori sono deboli. Non mi stanco di pensare che, come Angela Merkel è andata in pensione, l'unica che dialogava a tu per tu con Putin nella lingua madre di Putin, e subito è scoppiata la crisi. Noi la nostra politica estera in Europa ce la faceva Angela Merkel. Ora non c'è più. E ora non c'è più la politica estera. Non c'è più la politica estera dell'Unione Europea, dentro i cui confini si sta sviluppando una guerra. Quindi io dico una cosa, noi possiamo sicuramente fare tutti i discorsi che vogliamo, per carità. Facciamo, ripeto, con la mia associazione, ogni 3 mesi la Scuola d'Europa, con gli studenti, con grande entusiasmo, faccio parte del Comitato Scientifico, domani faremo una riunione, queste cose che vi dico qui oggi le ripeterò domani alla Farnesina. Perché se noi continuiamo ad avere un atteggiamento ortodosso di fronte a problemi non ortodossi, perdiamo, come avremmo perso col Covid, se avessimo mantenuto il patto di stabilità, il 3% e tutte queste altre diavolerie. Lì si è deciso, basta, si è deciso, facciamo il debito unico, anche delle piccole emissioni rispetto al debito generale. Quindi dovremmo decidere se tornare indietro o se andare avanti. Se creare un tesoro unico. D'altronde, tornando a Kant, ma tornando ad Alexander Hamilton, il primo ministro del tesoro americano, che fissò in Costituzione un principio molto chiaro: una federazione si poggia su una moneta, un esercito e un debito. Noi abbiamo la moneta, abbiamo un pezzo di debito comune, e come diceva giustamente prima Carlo, dobbiamo avere un esercito. Ma un esercito vero, perché la forza, la moneta glielo dà lo Stato, ma glielo dà anche l'esercito che difende i confini dello Stato. Allora, i confini dell'Unione Europea quali sono? Da oggi. Qualcuno me lo sa spiegare? Perché già abbiamo visto che non ci sono nel mare, no? Noi abbiamo avuto 3 crisi, la crisi dei migranti, la crisi Covid e la crisi ucraina. Nella crisi dei migranti abbiamo scoperto che avendo abbattuto le frontiere nella mappatura terrestre, ci eravamo dimenticati delle frontiere marittime che sono rimaste, tant'è che un migrante su 2 ancora oggi è salvato da navi italiane, perché uno si guarda i suoi confini, no, del mar Mediterraneo. Poi abbiamo visto il Covid che ha abbattuto i confini, perché evidentemente è un virus che lo sta a guardare la cittadinanza, e abbiamo avuto una risposta, secondo me, molto forte, perché abbiamo avuto paura
e la stessa paura che abbiamo avuto per il Covid la dobbiamo avere anche per questa invasione. So che sembra una cosa lontana e ne sono anche consapevole che è difficile parlare alle coscienze, ma se oggi non facciamo l'unione e la federazione degli stati d'Europa, oggi è Putin, domani sarà Xi Jinping, dopodomani sarà Erdogan, e l'Unione Europea è destinata a non contare nulla, quando invece è ancora oggi la patria in cui vengono di più rispettati i diritti civili, i diritti religiosi, i diritti politici, i diritti sessuali rispetto al resto del mondo. Quindi noi dobbiamo essere orgogliosi di avere la nostra patria, Europa, ma dobbiamo essere disposti a combattere per questo. Grazie. Ringrazio il dottor Tommella per il suo intervento, che ha sollevato veramente una serie di tematiche importanti, e sicuramente insomma, direi accurato appello insomma, a riflettere seriamente sulle implicazioni che questa crisi in Ucraina avrà ed ha per l'Unione Europea, per tutto il tema della difesa europea, che non potrà più essere un tema da trattare, forse, se posso dire, come è stato fatto finora, in modo forse leggero, diciamo, cioè pensando che comunque fosse qualcosa di riferito ad urgenze che non ci sarebbero state così vicine e così presenti. Sicuramente oggi cambia molto la prospettiva, oggi il tema della difesa diventa un tema centrale, come si interfaccia la difesa europea, ad esempio, con la NATO e con gli eserciti nazionali. Vediamo che ora questa è un'urgenza, bisogna capire come si anche a livello di, proprio militare di difesa rispetto a questo, e sicuramente anche i rapporti con l'Ucraina, che era un paese con cui l'Unione Europea tra l'altro ha un accordo di cooperazione molto avanzato, quindi è un laboratorio anche di relazioni economiche e politiche molto avanzato, oltre al fatto di essere un paese vicino e in parte già integrato con l'Unione, soprattutto dal punto di vista commerciale. E quindi diciamo si arricchiscono gli spunti, con questo intervento sono arricchiti molto gli spunti di riflessione che venivano da questa nostra giornata. Adesso continuiamo la nostra apertura rispetto ai temi che poi saranno analizzati e approfonditi nel corso del nostro ciclo di lezioni, e un contributo importante è quello che ci darà adesso il dottor Matteo Fornara del Centro Comune di Ricerca JSC di ISPRA, e che ci racconterà le attività di ricerca importanti che vengono svolte nel sito di ISPRA. La sua relazione si intitola La scienza e le politiche dell'Unione Europea, il ruolo del JSC e il sito di ISPRA, e naturalmente questo è probabilmente, come lui ci spiegherà, il sito principale dove si svolge la ricerca europea, ancora poco conosciuto probabilmente dalla cittadinanza, da tutti i cittadini, molto conosciuto ovviamente dagli scienziati, e quindi c'è assolutamente bisogno di far conoscere meglio cosa si fa e cosa fa l'Unione Europea. Quindi ringrazio il dottor Fornara e gli chiedo di prendere la parola, verrà qui anche lui, e grazie davvero di essere qui con noi. Grazie a tutti per questa opportunità, soprattutto agli organizzatori dell'evento, la rete degli Eurodare coinvolti dal Formez, a tutti gli altri, i colleghi delle rappresentanze della Commissione Europea e del Parlamento qui a Roma, che mi fa piacere di incontrare dopo questo periodo in cui, come ha detto Giordani, ci siamo visti solo attraverso lo schermo. Mi è stato chiesto di fare ovviamente un intervento più tecnico da quelli che hanno preceduto su un tema specifico, che è quello che rappresento nella mia funzione di responsabile delle relazioni esterne del sito di ISPRA. Però prima di iniziare non posso esimermi dal anch'io farmi parte un po' degli eventi in corso, perché mi sembra che la figura di Sassoli
in un giorno in cui sono, una notte in cui sono tornate alla ribalta parole che mi sembrano assolutamente, mi sembravano fuori dal tempo, come denazificazione oppure genocidio, la figura di Sassoli che io trovo molto legata agli ideali di partenza dell'Unione Europea, che sono stati citati da Carlo e dagli altri questa mattina, ma con un occhio molto aperto verso il futuro, perché Sassoli parlava molto delle sfide del futuro, dal Green Deal alla digitalizzazione, a tutte le altre grandi sfide dell'Unione Europea. Mi sembra una concatenazione di fattori che mi portano ad essere sostanzialmente commosso di fronte a una commemorazione in una giornata come questa. E questo mi andava di dirlo anche per, in relazione al mio ruolo passato di responsabile dell'ufficio a Milano insieme a Carlo della Commissione Europea, e quindi molto legato anche alle attività degli Eurodirect e dei messaggi che noi come responsabili di tutte le istituzioni europee dobbiamo passare ai cittadini. Uno dei messaggi, che è quello invece più specifico del mio intervento di oggi, è sulla necessità di basare le politiche dell'Unione Europea su una solida base scientifica, che è il ruolo del Centro Comune di Ricerca. Il Centro Comune di Ricerca è una direzione generale della Commissione Europea, quindi come tutte le altre, abbiamo una funzione che è sostanzialmente istituzionale e che è quella di fronte alle sfide che abbiamo della società odierna e del futuro, c'è la necessità di politiche che siano basate sull'evidenza scientifica. Qui la relazione tra questo nostro ruolo, create the bridge, come ha detto anche Alessandro, tra la scienza e la politica, è emersa in maniera evidente soprattutto nella gestione dell'epidemia del Covid negli ultimi due anni, ma in sostanza su quasi tutti i settori di ricerca dell'Unione Europea è necessario che le politiche siano basate su una solida evidenza scientifica indipendente durante l'intero ciclo di policy, di definizione delle politiche europee, nella loro implementazione e nella loro valutazione. Questo è un po' il ruolo del Centro Comune di Ricerca: gestire le informazioni esistenti, che stanno diventando eccessive da un certo punto di vista, perché le fonti sono sempre più variate, molteplici e anche non consolidate da un punto di vista scientifico, e processarle, farle digerire, diciamo, attraverso le nostre proposte, anche metodologiche, al decisore politico dell'Unione Europea, quindi a chi alla fine deve prendere le decisioni. E qua abbiamo rappresentate le istituzioni principali, gli altri servizi della Commissione che sono responsabili delle policy, e le altre istituzioni con il Parlamento Europeo ovviamente in prima linea. E quindi oramai noi, il Centro Comune di Ricerca si occupa di dare risposte, di aiutare a dare risposte con il livello politico direttamente coinvolto sulla nostra base scientifica in tutti i settori della ricerca e della scienza dell'Unione Europea, da quelli tradizionali per noi, l'energia e i trasporti, ma anche la parte sulla sicurezza, la salute dei cittadini, la nutrizione, il cibo, anche i temi del Green Deal, la sostenibilità e tutti quelli legati appunto a questa grande area di priorità dell'Unione Europea, ma anche a settori nuovi di competenza per nostra, che sono quelli più legati, diciamo, alle soft sciences, chiamiamole così, all'economia, alla crescita e anche alla società. Ci occupiamo da qualche anno anche di settori come l'immigrazione, lo sviluppo territoriale e la demografia, che sono settori meno tradizionali per noi, ma molto legati alle priorità politiche della Commissione Europea. Lo facciamo attraverso alcuni strumenti che hanno
da un certo punto di vista una dimensione settoriale, li chiamiamo knowledge center, centri di condivisione della conoscenza, che ormai occupano quasi tutte le aree di ricerca nostra, che sono basate sul principio dell'open science, degli open data, quindi sono delle banche dati a disposizione di tutti, ovviamente in prima linea delle altre istituzioni dell'Unione Europea che le utilizzano per basare poi il processo decisionale, come ho detto, durante l'intero ciclo di definizione delle policies, ma anche ai nostri partner scientifici, ai cittadini, addirittura fino ai cittadini. Da un punto di vista più metodologico abbiamo poi questi centri di competenza che aiutano a sviluppare delle metodologie di analisi dei data. Oggi il problema dell'analisi dei dati, dei big data, del text and data mining, delle analisi metodologiche è fondamentale, e anche su temi come quelli dell'anticipazione dei temi scientifici e di analisi a cui l'Unione Europea dovrà trovarsi di fronte nei prossimi anni, nei prossimi decenni. Tutti questi strumenti sono, dal punto di vista metodologico, la base del nostro lavoro. Ovviamente non ho il tempo qui di entrare nei dettagli su come funzionano queste strutture, ma è importante citarlo proprio per far passare questo messaggio, che tutte le politiche dell'Unione Europea, fino a quelle, diciamo, più propriamente istituzionali che sono state citate stamattina, sono basate su questo input scientifico che fornisce la nostra direzione generale. Quindi noi abbiamo proprio questa caratteristica di essere indipendenti da interessi privati o commerciali, o anche di tipo nazionale, perché siamo direttamente legati e rispondiamo alle priorità politiche dell'Unione Europea, e abbiamo però una forte impronta scientifica che viene poi attuata attraverso delle infrastrutture e delle sia virtuali, sempre più virtuali, ma anche fisiche, che abbiamo nei nostri siti di ricerca. Perché siamo qui? Perché oggi? Perché è uno, anzi non uno, il principale sito di ricerca del Joint Research Center, del Centro Comune di Ricerca, è basato in Italia, a Ispra, sul Lago Maggiore, in Lombardia, e questo ha una rilevanza particolare, ha una rilevanza anche sui temi che verranno poi sviluppati durante le elezioni d'Europa, perché noi parteciperemo, oltre all'evento di lancio di oggi, anche ad alcune delle vostre elezioni, quella in particolare abbiamo scelto, quella sull'intelligenza artificiale e quella sulla salute, che sono due dei settori di attività del nostro centro. Avremmo potuto farne molte di più, e probabilmente negli anni prossimi sceglieremo anche dei temi in maniera comune, dal mio punto di vista, anche per dimostrare la solidità della nostra ricerca. È proprio questo messaggio di fondo, che è che su questi temi, anche temi innovativi o nuovi come l'intelligenza artificiale, o temi di estrema attualità come la salute, il Covid, noi forniamo questa base di solida evidenza scientifica alle politiche dell'Unione Europea. Il sito di Ispra perché quasi due terzi dello staff totale del GRC sono basati qui. Ispra è la terza location della Commissione Europea sui 27 paesi membri, ed è anche ovviamente la più grande presenza delle istituzioni in termini quantitativi, se si vuole, in Italia, dove noi riusciamo veramente a dimostrare e a far vedere visualmente nei nostri laboratori. Abbiamo più di 40 laboratori di grandi dimensioni che coprono tutti i settori di cui abbiamo parlato, dalla sicurezza alla gestione delle crisi, alla salute e quant'altro, anche ai cittadini quello che facciamo. Se mi passi, ecco. In queste slide, che poi spero vengano messe a disposizione di tutti i partecipanti, anche di quelli che ci seguono in maniera virtuale,
sono rappresentate alcune di queste infrastrutture di ricerca che hanno una valenza per i non esperti anche di impatto molto importante, ad esempio la più recente è quella sull'interoperabilità tra le auto elettriche e gli altri sistemi di comunicazione, di trasporto che si svilupperanno nel futuro, quando per esempio l'auto elettrica diventerà un aspetto dominante di sistemi di trasporto sostenibile. Bisognerà verificare, anzi si sta già verificando, qual è la compatibilità tra questi sistemi e gli altri sistemi di comunicazione in termini di auto, ma anche di batterie di ricarica, di strumenti di ricarica e quant'altro. E potrei citarvi tutti i nostri laboratori che vengono rappresentati qua. Ne prendo uno per diapositiva, quello sulla la nostra Crisis Room, è una European Crisis Management Laboratory, la chiamiamo la stanza di crisi perché manda allerte in tempo reale su tutti gli eventi legati ai disastri naturali, dai terremoti agli tsunami, alle inondazioni, anche in maniera preventiva quando si può, a circa 18.000 attori a livello mondiale su gli aiuti umanitari, la gestione delle crisi e la reazione alle crisi naturali. Ho citato solo un paio di esempi per dirvi che il nostro ruolo è anche molto operativo nei confronti delle altre istituzioni, ma anche della società. Produciamo poi ovviamente anche dei rapporti che stanno a metà, diciamo, tra l'analisi scientifica pura e i tentativi di divulgare i nostri messaggi su tematiche, come vedete, molto legate all'attualità e anche al futuro, perché una delle nostre caratteristiche è quella di sviluppare molto le attività di foresight, quindi di anticipazione dei trend scientifici del futuro. L'artificial intelligence è uno dei principali, ma come vedete sono diversi dalla cyber security, della sicurezza informatica. Sono tutte tematiche anche legate a tutto quanto è stato discusso prima, che hanno una rilevanza importante. Siamo anche, gestiamo a nome della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, un'iniziativa di cui probabilmente alcuni sono al corrente, ma che rappresenta una dei tentativi di risposta un po' in parallelo, se vuoi, Alessandro, alla conferenza sul futuro dell'Europa che è il New European Bauhaus, cioè il tentativo di rendere sostenibile lo sviluppo anche urbano e dei territori a lungo termine, in un raggio molto ampio di coinvolgimento di diverse parti della società che noi stiamo realizzando attraverso una serie di iniziative che probabilmente hanno coinvolto anche la rete degli Eurodirect e i nostri comunicatori sul territorio. Questo è gestito dal GRC proprio perché è basato su una solida fondamento di input scientifico, e l'ho citato solo per darvi un esempio anche del nostro piano diretto con le priorità politiche definite dalla Commissione europea. E in questo senso, prima di arrivare all'ultimo punto di questo, volevo, visto che sto parlando soprattutto alla rete degli Eurodirect, che è un pubblico di cittadini, dire che a Ispra stiamo creando molte anche infrastrutture legate alla comunicazione in sostanza e al citizens engagement, quindi al coinvolgimento dei cittadini. A settembre dell'anno prossimo sarà aperto il nuovo centro visitatori, che sarà un'esperienza che porterà vicino ai cittadini le tematiche della scienza, dell'Europa e della partecipazione alla dimensione europea, e che sarà uno strumento a disposizione anche della rete. Avremo occasione nelle prossime riunioni alle quali parteciperemo di presentare tutti questi strumenti alla rete, e dal nostro punto di vista è veramente un'opportunità che offriamo a chi, come voi, siete moltiplicatori del messaggio europeo, a partecipare e a utilizzare queste strutture. E niente, l'ultima informazione che davo è che
pubblichiamo da circa un paio d'anni un bollettino di informazione che è specificamente indirizzato a un audience nazionale, quindi viene pubblicato in lingua, siamo in Italia, quindi parlo del nostro Science Flash Italia, che viene pubblicato in italiano e presenta le attività principali di interesse per un audience nazionale, non specificamente scientifica, ma un audience generale, diciamo anche verso il pubblico generale, sicuramente a chi è interessato alle discipline scientifiche, e che è uno strumento ovviamente a disposizione di tutti e al quale tutti si possono iscrivere, credo che lasciando questa presentazione ai partecipanti, anche a quelli che ci seguono da lontano, tutti questi strumenti verranno messi a disposizione. Per tutte queste ragioni che io purtroppo ho dovuto citare in maniera molto veloce e molto superficiale per ragioni di tempo, noi restiamo assolutamente a disposizione della rete e delle rappresentanze al fine proprio di confermare questo impegno di tutte le istituzioni europee a basare le proprie politiche su una solida base scientifica che oggi mi sembra anche alla luce di quello che è successo negli ultimi due anni un aspetto fondamentale e anche un messaggio fondamentale da far passare ai cittadini europei. Grazie a tutti e buona fortuna per oggi e soprattutto per il resto delle lezioni dell'Europa. Bene, grazie al dottor Fornara, quindi io qui ringrazio tutti i relatori di questa prima parte del nostro evento di oggi. Facciamo 5 minuti di pausa, non di più, per dare tempo ai nostri relatori di poter tornare alle loro occupazioni. Abbiamo raggiunto
Buongiorno a tutti, riprendiamo con la seconda parte dell'evento di oggi, di presentazione del ciclo di lezioni d'Europa edizione 2022. Adesso vi proporremo una breve presentazione del ciclo di lezioni, dei suoi contenuti e del gruppo dei promotori. Poi quindi io farò l'inizio dell'intervento introduttivo, poi lascerò la parola alla dottoressa Claudia Salvi e poi avremo un piccolo saluto anche dei rappresentanti degli altri partner promotori dell'iniziativa. Questa seconda parte sarà rapida, solo per dare un quadro di riferimento per le lezioni. Poi naturalmente qui trovate il riferimento al link dell'evento di presentazione, e poi per ognuna delle lezioni che citeremo sono già disponibili online le pagine delle rispettive lezioni. Qualche parola sul format Lezione d'Europa. Il format Lezione d'Europa è una idea dell'Università di Siena. Noi come Università di Siena, che qui oggi rappresenta, andiamo particolarmente fieri di questa idea che è nata più di 10 anni fa, quando abbiamo cominciato le nostre attività di centro Europe Direct presso l'Università di Siena, con la specificità che il nostro centro era uno dei pochi dall'inizio che aveva sede presso una università, che ci consentiva di poter affiancare la tradizionale attività di informazione che i centri Europe Direct svolgono sul territorio, anche un'attività di formazione che fosse però profondamente diversa dalla formazione universitaria tradizionale, ma fosse invece una formazione, potremmo dire in qualche modo leggera, fornita a tutti i cittadini interessati, e quindi cercasse di colmare questo gap di informazione e di formazione che purtroppo ancora su molti territori esiste rispetto alle tematiche dell'integrazione europea. Questa edizione è una edizione dove rinnoviamo la collaborazione con alcuni altri centri Europe Direct, in particolare il centro Europe Direct Roma Innovazione, operativo presso il Forum SPA, che oggi è rappresentato dalla dottoressa Salvi, e che è uno degli assi portanti dell'organizzazione di questo ciclo di lezioni. E poi abbiamo accanto a me il professor Raffaele Dorino del Centro Europe Direct dell'Università Roma 3, che poi ci farà un saluto, e la dottoressa Marta Ferrantelli del Centro Europe Direct Trapani Sicilia, che sono i nostri partner nella attuale edizione. Quindi nel corso del tempo, dal 2020 in poi, abbiamo trasformato il nostro ciclo delle lezioni d'Europa da un'attività del nostro centro di volontà dell'Università di Siena, fatta soprattutto in presenza e quindi con una audience delegata al nostro territorio di riferimento. L'abbiamo trasformato in un progetto di respiro nazionale, fatto sotto forma di webinar, e anche però rinforzando la presenza territoriale attraverso le altre Europe Direct. Ricordo che poi, oltre a questi partner, ci sono anche altri attori e soggetti, che ricorderà poi la dottoressa Salvi, che compartecipano all'iniziativa o alle singole iniziative del ciclo delle lezioni d'Europa. Nel corso degli anni il nostro obiettivo è stato quello di contribuire alla conoscenza delle istituzioni, delle politiche europee, cercando di diffondere le informazioni, come ho detto, presso i cittadini, e cercare anche di affiancare a questa attività di formazione e informazione una migliore e maggiore conoscenza, ovviamente di carattere generale, anche sulle opportunità offerte dall'Unione Europea per i cittadini sotto forma di, ad esempio, possibilità di avere finanziamenti anche per la mobilità dei giovani, ad esempio, che è uno dei nostri assi portanti dell'attività di formazione, dare un'introduzione alle varie fonti di finanziamento, cosa che noi collochiamo sempre con eventi specifici di solito alla parte finale del nostro ciclo Lezioni d'Europa, e anche quest'anno avremo due webinar dedicati a questa parte introduttiva alle opportunità offerte dall'Unione Europea. È importante anche capire cosa sta facendo l'Unione Europea per rispondere alla crisi. Abbiamo previsto delle specifiche lezioni dove parleremo di Next Generation EU, parleremo di PNRR,
ovviamente il tema è molto vasto, per cui cercheremo di affrontarlo da alcuni specifici punti di vista. Uno di questi sarà il contributo che il PNRR potrà dare alla proiezione italiana verso modelli di sviluppo sostenibile, e ci occuperemo di altri temi legati al Green Deal e al Next Generation EU, come ad esempio quello dell'aspetto sanitario, dell'aspetto della salute pubblica, e approfondiremo quindi il tema delle competenze e delle attività dell'Unione Europea in materia di salute conseguenti anche alla pandemia, e ci occuperemo poi ad esempio di intelligenza artificiale, che è uno degli altri temi di attualità. Questi appunto sono alcuni dei temi che ho già in parte accennato. Oltre a quelli che ho già accennato, ci sarà un'attenzione quest'anno alle relazioni con paesi vicini dell'Unione Europea. Questo era stato già deciso prima della crisi attuale con l'Ucraina, un'attenzione alla visione dell'Unione Europea da parte dei paesi dei Balcani, dell'Africa, soprattutto dell'Africa più vicina al Mediterraneo, e anche delle relazioni con la Cina e con la Russia. Ripeto, in una fase era stato deciso questo antecedente alla crisi, all'escalation della crisi in Ucraina, e sicuramente sarà ancora più importante vedere la percezione dell'Unione Europea dall'esterno e la nostra percezione delle relazioni con i paesi vicini. Queste sono alcune delle aree tematiche. Il ciclo del Consiglio d'Europa ogni anno si rinnova, andando anche ad individuare le tematiche di maggiore attualità. Quindi noi abbiamo sempre una parte iniziale in cui ci occupiamo di aspetti storici, istituzionali, introduttivi alla conoscenza dell'Unione Europea, e poi un blocco di lezioni centrale nella nostra offerta, potremmo dire tra virgolette, formativa e informativa, che è legato invece ai temi dell'attualità. E quest'anno questi sono alcuni dei temi che abbiamo scelto. Sarà una serie di 15 webinar che si svolgeranno ogni giovedì dal 10 marzo al 23 giugno di quest'anno. Come ho detto, la nostra offerta è per tutti i cittadini, indipendentemente dal tipo di formazione culturale e professionale. Infatti noi chiediamo sempre ai nostri esperti di mantenere un taglio divulgativo, che non è assolutamente lo stesso tipo di taglio che noi naturalmente, nel mio caso, come in quello del professor Torino e di altri docenti universitari, utilizziamo con i nostri studenti. Quello che facciamo con le lezioni d'Europa non è assolutamente una duplicazione del nostro insegnamento universitario, è un taglio completamente diverso, che affianca docenti universitari a esperti che non sono invece docenti universitari, proprio per offrire con un linguaggio comprensibile e divulgativo una migliore conoscenza di cosa fa l'Unione Europea. Come spiegherà meglio di me la dottoressa Salvi, ci si iscrive attraverso il sito Eventi.pa, e lei ce lo spiegherà nel dettaglio tra un attimo, e ci si può iscrivere non solo a tutto il corso ma anche alle singole iniziative. Naturalmente i centri Europe Direct, promotori del ciclo di lezioni, sono a disposizione di tutti gli interessati per fornire anche informazioni più specifiche sulle nostre attività, non solo direi di questo ciclo di lezioni d'Europa, ma il nostro appunto, ormai abbiamo deciso da quest'anno, rimarrà un hashtag aperto lezioni d'Europa, e quindi anche chi volesse proporre eventualmente idee, suggerimenti anche per le, speriamo, future iniziative, è assolutamente benvenuto e ci può contattare. A questo punto passo la parola alla dottoressa Claudia Salvi, che vi darà delle informazioni più specifiche proprio sulla organizzazione dei singoli eventi e sulla modalità di iscrizione. Grazie. Grazie Massimiliano. Relativamente a quello che è l'obiettivo delle lezioni d'Europa, proprio pochi giorni fa la collega della comunicazione stava realizzando una video intervista sulle nostre lezioni d'Europa e mi ha detto: ma qual è l'obiettivo? Qual è la finalità di questo format? E io ci ho pensato, e mi è venuto in mente quello che mi è capitato una mattina: sono andata a comprare del pane, avevo visto un pane particolare, ho chiesto al panettiere di che cosa si trattasse, e lui mi ha detto: signora, questo è pane casereccio al cioccolato, ma stia attenta, crea dipendenza. Quando la mia collega mi ha detto: qual è l'obiettivo delle vostre lezioni di Europa? Io le ho detto: noi vogliamo creare dipendenza nei nostri utenti. Quindi vorremmo che i nostri utenti si affezionassero a questo format e che ci seguissero anno dopo anno, perché
il grande sforzo che abbiamo fatto e che continueremo a fare è quello di individuare annualmente quelli che sono i temi più caldi e quindi poi riproporli sotto forma di webinar, di dibattiti, perché ora diciamo in questi ultimi anni abbiamo puntato molto sullo strumento webinar innanzitutto per raggiungere tutto il territorio italiano, ma anche perché siamo stati un po' costretti dalla pandemia. Non è detto che il format rimarrà solo online, possiamo anche poi in futuro prevedere degli interventi alternati almeno dell'online con interventi in presenza. Quindi questo è l'obiettivo, vediamo creare indipendenza. Come ci si iscrive? Innanzitutto vi dovete registrare sul vostro profilo sul DFP Out, del sistema di autenticazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. Una volta che vi siete autenticati vi potete iscrivere e vi potete iscrivere a ogni singolo evento, quindi la registrazione va fatta su ogni singola pagina. Scusa, sono andata via. Questo perché? Un po' perché noi dobbiamo dar conto delle attività che vengono cofinanziate dall'Unione Europea e quindi è importante anche dare evidenza per gli eventi che organizziamo, chi sono gli utenti, quante persone partecipano. Ma c'è un aspetto ancora più importante: la registrazione permette anche a noi di fare una valutazione innanzitutto della tipologia di utenti che abbiamo e serve anche ai relatori per tarare i loro interventi, perché appunto dai profili che vengono evidenziati sulle pagine noi riusciamo a capire un po' chi sono i nostri interlocutori e quindi a offrire anche un format che sia sempre più adeguato al pubblico che abbiamo. In più, registrarsi su DFP Out serve anche appunto per presentarsi, per descriversi, per creare comunità, perché poi noi a un certo punto entreremo all'interno di questi aule virtuali e saremo una comunità. Ci si saluta, ma si scambiano anche informazioni, si fanno domande a cui chiaramente gli esperti risponderanno e quindi è importante che oltre a essere un ciclo informativo, formativo, ma che questo ciclo dia vita a una comunità di persone interessate ad approfondire questi temi. Che cosa bisogna fare prima del webinar? Ah, c'è una cosa importante: normalmente i nostri utenti erano abituati a utilizzare la piattaforma di Adobe Connect. Da quest'anno abbiamo cambiato, utilizzeremo la piattaforma Zoom che sembra sia anche più semplice nell'utilizzo e quindi avremo questa nuova piattaforma. Non bisogna fare nient'altro che verificare che il proprio computer, che sul proprio computer si possa scaricare la piattaforma Zoom e poi dopo noi vi invieremo la mattina del webinar il link con la passcode per accedere al webinar. Questo di oggi è l'evento di lancio, è la pagina dell'evento di lancio. In ogni pagina noi abbiamo pubblicato il calendario completo, quindi voi potete andare da una pagina all'altra e la potete utilizzare per le iscrizioni. Così come diceva Massimiliano, i temi sono vari. Cominciamo con la parte più storica, che però appunto quest'anno avrà un taglio diverso perché non è più la storia dell'Unione Europea, ma è come i nostri vicini percepiscono l'Unione Europea, vicini e lontani. Poi avremo delle lezioni appunto sul Green Deal un po' più specifiche, avremo ancora una puntata su quelli che sono i diritti del mercato digitale, la strategia europea ma anche nazionale per l'intelligenza artificiale, perché nel frattempo è stata pubblicata a livello nazionale la strategia nazionale. E in più avremo anche questo nuovo capitolo che è della politica dell'Unione Europea contro le fake news. Come accennava anche Matteo Fornara, noi abbiamo anche coinvolto il Centro Comune di Ricerca in alcuni di questi webinar, appunto per portare il contributo del Centro Comune di Ricerca su alcune delle tematiche. Mi piace molto l'idea che ha lanciato Matteo, che casualmente nell'edizione 2023 delle elezioni d'Europa lavoriamo più stretto contatto per vedere anche come pubblicizzare maggiormente quelli che sono i temi di studio del Centro Comune di Ricerca. E poi, come sempre, e poi abbiamo coinvolto alcuni esperti della Commissione Europea su alcune tematiche che sono quelle delle fake news, mentre abbiamo il Centro Comune di Ricerca sia sull'intelligenza artificiale che sulla tutela della salute, in
particolare per la presentazione del piano europeo contro il cancro, che è una delle priorità della Commissione von der Leyen. E poi, come sempre, abbiamo riservato gli appuntamenti finali per parlare un po' di flussi di informazioni, come si presenta la proposta di progetto. E qui abbiamo la nostra Raffaella Scordino, che ci guiderà attraverso la presentazione di proposte di progetto. E ancora abbiamo il coinvolgimento della Commissione europea su come e dove informarsi, perché avremo Matteo Salvai che ci illustrerà nel dettaglio come funziona l'InfoRegio. I programmi li abbiamo già tutti pubblicati, ci potrebbe essere qualche variazione dovuta al fatto che li stiamo progettando ora fino a giugno, e quindi chiaramente i relatori ci hanno dato una disponibilità di massima, ma ci potrebbero essere delle variazioni. Così come un'altra cosa che stiamo cercando di coinvolgere è il responsabile del portale dell'Unione Europea per funding and tenders, quindi dei finanziamenti e delle gare di appalto, perché appunto è il nuovo portale di riferimento per la presentazione delle proposte progettuali, quindi stiamo cercando un relatore che ce lo possa illustrare nel dettaglio. Io mi fermerei, ma vorrei lasciare la parola agli altri nostri due partner, che sono Europe Direct Ottava di Sicilia e l'Europe Direct dell'Università Rovere 3, e in particolare quest'ultimo è il nuovo nostro partner, perché loro hanno avuto da poco aggiudicato lo sportello della Regione Lazio, mentre l'Europe Direct Ottava di Sicilia è una vecchia conoscenza della rete perché è da anni che svolge questo lavoro. Lascio allora la parola prima agli Europe Direct, lasciamo la parola alla Sicilia per poi passare a Roma. Grazie di cuore Claudia, ringrazio ovviamente tutti i colleghi della rete. Noi siamo abituati a fare rete, siamo la rete della Commissione Europea e dunque per noi fare rete è un fatto pressoché normale e naturale, ma ovviamente sono molto lieta oggi di essere qui e di fare rete con questo gruppo, altri tre colleghi dell'Europe Direct che sono stati menzionati, perché anche noi, essendo come polo di riferimento in Sicilia, un polo di sede universitaria, per noi è stato molto importante legare la nostra attività di Europe Direct proprio con i collegamenti, diciamo, con l'Università degli Studi di Palermo e il polo territoriale universitario di Trapani. Siamo ovviamente molto lieti di far parte anche quest'anno, perché abbiamo cominciato già l'anno scorso, ma anche quest'anno di far parte di Lezioni di Europa, un format a cui stiamo credendo fortemente, tant'è che abbiamo coinvolto, e colgo l'occasione per ringraziare la professoressa Laura Lorello, che è il coordinatore del Dipartimento di Giurisprudenza del Polo Universitario di Trapani, e il professore Giorgio Scipilone, che è il presidente del Polo Universitario di Trapani, che hanno coinvolto attivamente i dipartimenti proprio per rafforzare la comunicazione europea nel contesto delle azioni dello Europe Direct Trapani Sicilia. Questo rafforzamento nella comunicazione ancora oggi trova maggiore valenza per noi, perché non soltanto stiamo analizzando quelle che sono le prospettive future, le priorità che prevediamo di realizzare nel contesto di Lezioni di Europa, quindi parleremo di priorità, di opportunità, di istituzioni europee. Ma oggi ci accomuna anche una grande emozione, il ricordo di Sassoli. Ci accomuna questa grande emozione in un momento di crisi particolare, e mi è piaciuto molto con l'intervento che abbiamo sentito del dottore Corazza prima, quando parlava di speranza, il linguaggio di Davide Sassoli, del nostro presidente, io ancora penso che sia il nostro Presidente del Parlamento Europeo, assente, ma che ancora ci riporta ad una realtà comune, il ricordo della nostra patria Europa e la speranza che anche queste crisi potranno vedere l'Unione Europea rafforzata anche con una forza maggiore rispetto ai poteri decisionali che ha, alle decisioni che saranno, diciamo, il risultato di questa crisi
che stiamo affrontando. Quindi porto con piacere il saluto dello Europe Direct Trapani, ringrazio i colleghi per questo rafforzato raggiungimento di obiettivi con Lezioni d'Europa, ma portiamo credo oggi nel cuore tutti quanti il ricordo di Sassoli, che è il ricordo della speranza e della patria Europa. Grazie. Scusate, sì, volevo soltanto ricordare, grazie Claudio per averlo ricordato, questo lavoro di dipendenza, mi piace questo concetto di dipendenza. Oggi i giovani dell'Università degli Studi di Palermo, che sono collegati, e del Polo Universitario di Collegamento di Trapani, avranno la possibilità di avere il riconoscimento del CFU, del credito formativo, e potranno, per la partecipazione a tutti gli incontri che faranno, avere il riconoscimento del credito formativo universitario, sia come dipartimento di giurisprudenza che come dipartimento di scienze politiche. Grazie di questo ricordo, Claudia, vero, mi era sfuggito. Grazie ancora. Passiamo adesso la parola al professor Raffaele Torino, responsabile scientifico del Centro Europe Direct di Roma 3. E, come è stato ricordato la dottoressa Salvi, una new entry nel gruppo dei Centri Europe Direct, una new entry anche ufficiale da quest'anno delle Lezioni d'Europa, anche se già abbiamo iniziato una collaborazione nel 2021 e che ora viene portata a compimento con un ingresso nella nostra partnership, che ci fa veramente molto piacere che il nuovo centro Roma 3 si sia subito inserito molto bene in questo gruppo. Grazie Massimiliano, fortunatamente io condivido questa responsabilità con la collega Teresa Maria Moschetta del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma 3, mentre io sono del Dipartimento di Scienze Politiche, ed era necessario che condividessi con lei questa responsabilità perché all'inizio non avevo ben capito di essere entrato in un contesto che creava dipendenza. Fortunatamente abbiamo adesso compreso che è una dipendenza positiva e noi siamo ben contenti di partecipare. Infatti, come hai detto tu, già l'anno scorso abbiamo collaborato, quest'anno ancora più convintamente abbiamo proposto dei temi che, come diceva prima Claudia, cercano sempre di essere dei temi attuali, di aggiornamento. E a me piace dire che anche la prima parte, quella iniziale, quella sulle istituzioni, quella storica, non è mai una parte paludata, è sempre una parte che guarda le istituzioni nella loro evoluzione, in quello che possono fare oggi e quello in cui si evolveranno. Noi siamo uno Europe Direct giovane, siamo in questo gruppo da meno di un anno in qualche modo, abbiamo inaugurato la nostra sede fisica che è presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma 3 poco prima di Natale, ma siamo già molto attivi, perlomeno ci sentiamo molto attivi e cerchiamo di portare il nostro entusiasmo, la nostra voglia in un gruppo che, devo dire, accoglie questo entusiasmo e questo nostro desiderio con grande comprensione, grande pazienza sotto tanti profili. Quindi speriamo di continuare questa lezione di Europa a lungo. Sono convinto che sia un modello, un format che ha successo. È importante sottolineare come sia un format, come hai detto già tu Massimiliano, non dedicato agli studenti, ma anche agli studenti, cioè all'intera società civile, perché tutti gli Europe Direct sono gli Europe Direct aperti a tutta la società civile in qualunque luogo si trovino. Certo, noi abbiamo questa particolare natura, che è quella di essere Europe Direct presenti in sedi universitarie, e quindi abbiamo da questo punto di vista una facilità di contatto con molti esperti, che è quella che noi vogliamo portare. Quindi confidiamo che anche quest'anno alle Lezioni d'Europa siano molti gli iscritti, studenti e non, e siamo contentissimi di far parte di questa rete. Grazie. Grazie Raffaele, volevo ora, prima di salutarvi, siamo perfettamente nei tempi, però volevo ringraziare tutto lo staff, perché questo è stato un grande lavoro di staff riuscire a organizzare queste webinar che partiranno il 10 marzo, si terranno tutti i giovedì dalle 10 alle 11.30 fino al 23 giugno, tranne un paio di settimane dove ci sono i ponti, che sono quelli del 25 aprile, Pasqua non sono sicura. Pasqua li facciamo lavorare. Ma
sono quelli del 25 aprile e del 2 giugno, perché abbiamo capito che erano messi in modo tale che avevo avuto pochi partecipanti. Quindi, come vi dicevo, un grande sforzo di squadra. Sforzo di squadra che è stato fatto dai nostri colleghi, quindi ringrazio Raffaella Sportino, Ludovico Camino, lo staff Claudio Di Maio, la Viviana Sapetti, ricordami tutti i nomi anche del proprietario Alessandro Fick, che purtroppo oggi non è potuta intervenire. Ringrazio anche lo staff della comunicazione che veramente ci ha dato una grande mano per divulgare, diciamo, l'informazione relativa all'evento di oggi. Vi sfrutteremo anche in futuro, perché ora dobbiamo promuovere le singole iniziative. E quindi ringrazio veramente tutti, perché c'è stato un grande lavoro di squadra. Vi aspettiamo numerosi, spero che il format vi piaccia. Una cosa molto importante, gli attestati, perché questa è una cosa che poi in genere ci chiedete. Allora, dopo il webinar noi dobbiamo attestare le presenze, quindi per favore dateci qualche giorno per attestare le presenze. Una volta attestate le presenze, gli utenti riceveranno una mail in cui vi sarà comunicata che la loro presenza è stata attestata. Dopodiché vi chiediamo di compilare il questionario di valutazione e quindi di scaricare l'attestato di iscrizione. La compilazione del questionario di valutazione per noi è molto importante, perché ci serve un po' per capire come stanno andando le lezioni e se ci sono eventuali modifiche da apportare o miglioramenti da proporre. Quindi con questo vi saluto, ringrazio ancora tutti i partner dell'iniziativa. Non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Grazie. Grazie. Solo un grazie. Grazie. Vogliamo chiudere con un bel applauso, mi ricordo, del presidente Dante Sassoli. Sì, veramente. Sì, sicuramente.